Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo da Catania, dove la notte scorsa i carabinieri in un blitz hanno scoperto un arsenale. Fra le armi sequestrate anche una potentissima mitraglietta Uzi. Sentiamo il servizio. Un mini arsenale, fra cui una potente mitraglietta Uzi, è stato scoperto la notte scorsa dai carabinieri a Catania, durante un blitz nel quartiere San Cristoforo. I militari, in un condominio nella zona del Tondicello della Playa, hanno ritrovato 4 pistole, la mitraglietta Uzi e circa 400 munizioni di vario calibro. Le armi, tutte in ottimo stato, saranno inviate a Ressa di Messina per gli accertamenti balistici, per capire se sono state già impiegate in episodi criminali. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a chi può avere avuto in uso l'arsenale, specie tra le cosche mafiose etnee. Amaro ritorno a scuola in diversi istituti della Catanese, dove durante le vacanze natalizie hanno fatto visita i ladri e i vandali. Ci fa il punto Giuseppe Mirabella. Al rientro a scuola, studenti e insegnanti di molti comuni hanno dovuto fare i conti con le conseguenze del passaggio di ladri e vandali. È quanto accaduto nei paesi etnei di Santa Catalina Battiati e Tremestieri, dove è stato rubato diverso materiale didattico e sono stati compiuti atti vandalici. Episodi analoghi anche a Santa Maria di Licodia, dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne in fuga con la refurtiva della scuola Don Bosco. La questione è stata valutata anche dal COISP, che invita i cittadini a denunciare tutti i furti affinché vengano migliorati i controlli sul territorio. Continuano le polemiche sul cosiddetto piano giovani della regione, ribattezzato come un flop da diverse formazioni politiche e anche dall'associazione di consumatori Codici, che promette, assieme al movimento, diventerà bellissima assistenza a quanti faranno ricorso. Sentiamo. Il vostro movimento sarà al fianco dei giovani. Quali sono le iniziative che cercherete di intraprendere? Beh, intanto pretendiamo che il governo dica la verità. Verità vuol dire non negare che milioni di euro che erano destinati ai tirocini formativi per i giovani universitari sono stati destinati a ripianare dei danni creati da burocrati o da politici. Ecco perché siamo con l'associazione Consumatori Codici e con tutte le associazioni e i movimenti giovanili. Vogliamo che si faccia chiarezza, vogliamo che il governo dica la verità e che restituisca il mal tolto. Di qualche giorno fa il dato Istat ed Eurostat, l'Italia è la penultima per laureati che lavorano insieme alla Grecia. Beh, destinare i soldi per i laureati a ripianare i debiti non mi pare che vada nella giusta direzione. Da tutti viene considerata come una ferita aperta. Stiamo parlando del Corso dei Martiri a Catania. Qualche mese fa, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, era stato annunciato un avvio dei cantieri già entro il 2015. Ancora nulla si è mosso, ma abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore all'urbanistica Salvo Di Salvo. Entro il 2016 apriranno i cantieri per la riqualificazione dell'area di Corso dei Martiri, lo ha affermato ai microfoni di TG News l'assessore comunale all'urbanistica Salvo Di Salvo. L'iter è già stato avviato, ha spiegato, ma la burocrazia ha i suoi tempi. Abbiamo ricevuto a dicembre la risposta dell'associazione anticorruzione per le opere, la realizzazione delle opere di primaria urbanizzazione. In realtà la procedura prevista è quella sull'evidenza pubblica, dopodiché dovremo siglare un patto di legalità con la prefettura. Abbiamo richiesto il rilascio dei certificati antimafia per quanto riguarda i proprietari delle aree. C'è una conferenza dei servizi istituita insieme anche ai proprietari delle aree in maniera tale da poter esprimere un parere preventivo al progetto preliminare definitivo. La procedura è in corso. Si è fatto un'idea dei tempi? Entro l'anno 2016 in corso si possono avviare i cantieri. Sarà il 2016 dove non mancano ancora i problemi sul lavoro, tante le vertenze aperte, dalla crisi del comparto industriale a quello edile, e ovviamente rimane l'emergenza caporalato nelle campagne. Oggi abbiamo incontrato il segretario generale della CGIL di Catania, Giacomo Rota, che fa il punto su quanto sta accadendo a Catania. Rota chiede anche l'intervento delle istituzioni. Abbiamo un governo regionale poco attento alle questioni dello sviluppo del territorio e abbiamo aperte tutte le questioni che riguardano le grandi scelte
Su tutto questo noi chiediamo che ci sia una grandissima attenzione del governo nazionale e di quello regionale. La legge di stabilità è molto distratta sul sud. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, che cogliamo come un'amministrazione presente a Catania, le chiediamo di finalizzare tutta una serie di questioni. Complessivamente occorre uno sforzo di tutti gli attori di questa città, da quelli sociali alle istituzioni, per fare un salto in avanti che riesca a far uscire Catania, quantomeno a innescare il meccanismo che aiuti a uscire Catania dalla crisi. Improvvisa eruzione la notte scorsa delle cosiddette salinelle di Paternò, i vulcanetti di San Marco. Il gas vulcanico ha liberato il fango che ha invaso la zona e anche le abitazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ripulito l'area dopo il loro intervento. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro TG. Ovviamente continuate a seguirci attraverso i nostri siti internet di riferimento e non mancate l'appuntamento con la prossima edizione. Buon proseguimento. Lui è Kim Jong-un, ha testato una bomba atomica. Secondo me, non so l'uno da vava un si fai capito. Ambara, ma non l'è sto salone.